Buona domenica agli amici di GQ Italia. Sta per iniziare la nostra diretta di GQ Telefono Casa. Questa domenica ci collegheremo, rete permettendo e caos tecnologico permettendo, con Casa Trussardi, con Tommaso Trussardi e con Michelle Hunziker, che sono in quarantena anche loro a Bergamo, città molto molto colpita dal coronavirus. Credo che le immagini dei camion dell'esercito che escono da Bergamo con decine di bare rimarranno nella nostra mente per moltissimo moltissimo tempo e sicuramente rappresenteranno una delle immagini emblematiche della tragedia che tutti stiamo vivendo in queste ore. Eccoci Tommy. Eccoci. Ciao, Ciao amico, come stai? C'è anche la bionda, buongiorno. tutto Ciao cara. scusa in quarantena, non è che uno è molto sistemato Aspetta. bene. Beh, almeno lei, io Ciao, non ne ho vabbè, più scusa, volete, 40. volete... Esatto, No, vabbè, esatto. cioè... ragazzi, io Scusa, sono Gio. inglese di un mese Abbiamo lo soltanto stesso fino a qua, charme, abbiamo lo così stesso charme. che... Come va? Bene, tu, come va? Voi, come state? Bene, bene, bene. Up and down, diciamo, momenti di grande calore familiare. Siamo per fortuna, siamo in tanti, abbiamo qua le bimbe, Auri, e quindi ce la passiamo veramente bene. Però poi quando realizziamo cosa sta succedendo e vediamo un po' troppe notizie, stiamo male. Sì, hai ragione. Devo dire che un po' di ansia, soprattutto nei weekend. Non ho capito come mai i weekend sono i momenti peggiori in assoluto. Cioè, da momenti fighissimi sono diventati i momenti più inquietanti della nostra vita, perché stiamo lì, guardiamo tante notizie, non sono praticamente nessuna è buona e insomma, un po' così. Tra l'altro, Michelle, facciamo anche le condoglianze a Piero Chiambretti e sua mamma, purtroppo Guarda. mancata ieri. Siamo tutti molto molto dispiaciuti e insomma lui non sta Ieri bene. quando ho appreso la notizia, tra l'altro io sono in contatto con Piero che mi ha detto che non sta tanto bene e guarda, veramente deve essere proprio terribile perché lui è lì in ospedale, ha perso la mamma, veramente mi si è spezzato il cuore. Siamo tutti con lui, lo abbracciamo tantissimo, lui è una roccia e ce la farà. Tommy, so che la famiglia Trussardi si sta dando un gran da fare. Avete aperto una sottoscrizione, un modo per cercare di aiutare l'ospedale di Bergamo. Raccontalo tu. Ma allora, innanzitutto il primo modo di aiutare, di supportare Bergamo, la nostra città da sempre, perché dobbiamo tutto a questa città, è stare qua. In tanti ci hanno chiamato dicendo: ah, ma come mai andate via? Invece no, si sta qua nel momento in cui c'è bisogno, non si va via. No, quindi questo è il primo messaggio. Noi siamo a Bergamo, siamo qua. Fortunatamente noi siamo in una bolla, stiamo tutti bene, però. Giusto. Dato che Trussardi è un'azienda che è nata a Bergamo nel 1911, quindi è ultracentenaria, è nata come prima una piccola azienda di guanti, un laboratorio, poi successivamente si è trasformata anche in una conceria, in una ditta di pelletterie, e poi negli anni 60 mio padre la prese in mano, creò il marchio dell'Evriero e il resto è Mamma mia, storia che tutti esperto. conosciamo, no? Come Però lui ha possiamo sempre aiutare mantenuto. attraverso i Trussardi? Allora, noi abbiamo fatto, doneremo e stiamo già donando il 100% del ricavato e-commerce a Chesvi Onlus, che poi si occuperà direttamente di acquistare quelli che sono i materiali necessari, perché poi c'è stato un tema in questi giorni di questa troppa liquidità che è stata iniettata. E non si sa, viene bloccata da processi burocratici legati un po' anche alla sanità pubblica, eccetera, e quindi alla fine gli ultimi appelli sono stati quelli di acquistare del materiale, non tanto di donare del denaro. Quindi noi ci attendiamo a
una società, una onlus che si occupa di acquistare il materiale. Prima cosa. Seconda cosa, abbiamo utilizzato gli strumenti a nostra disposizione, quindi i nostri canali digitali e quelli di Trussardi soprattutto, per veicolare il messaggio. E quindi se voi andate sia sul canale di Trussardi che su quello mio, potete fare il cosiddetto swipe up e donare direttamente a CESVI. Ok. Ragazzi, raccontatemi un po' come avete raccontato, perché questo può essere molto utile, soprattutto da una mamma come Michelle Hunziker, perché allora avere Michelle Hunziker in casa è come avere Mary Poppins, quindi non vale, diciamo, perché cioè, sì, nel bene e nel male, perché è un turbine da quando apre gli occhi a quando li chiude, è un turbine ogni tanto da contenere. Scusa, guarda, guarda, che cosa ha appena fatto fare le bambine? No. Abbiamo fatto tutto ho appiccicato un rullo di fogli, stiamo facendo la storia del Re Leone con gli acquarelli e sto facendo fare tutte le attività alle bimbe possibili e immaginabili, perché comunque sai, i bambini dopo un po' si annoiano, durante la settimana si collegano con la scuola, vabbè, Cece è piccola, sua è prima elementare. Poi giocano e poi durante tutto il giorno gli faccio fare un sacco di attività. Senti, ma come gliela spieghi? Come l'hai spiegata questa situazione? Visto che la verità piccole, perché Sole ha 6 anni, Celeste ne ha 5? 5? Sì. Quindi... sì, Sole ha quasi 7 anni e Ceci ha appena compiuto 5 anni. Comunque 5. Io gli ho raccontato insieme a Tommy l'assoluta verità. Gli abbiamo spiegato bene cos'è questo virus, come è nato, da dove arriva, come sono in generale i virus, e però con una prospettiva ovviamente positiva, che presto torneremo tutti, speriamo, alla normalità. E, insomma, i bambini sai che cosa hanno di bello? Che si meravigliano sempre e non dubitano mai, che è una cosa meravigliosa, che hanno i bimbi, dovremmo farlo anche noi. Quindi loro hanno sempre una prospettiva positiva ed è Senti, bellissimo. Quei due furbastri di Lilli e Leone, i vostri cagnolini. Aspetta che ti richiamo, aspetta, dai, chiamale, tirali fuori. Io intanto ti offrirei un caffè, ma te lo offro in maniera virtuale. Beato te, io confesso che io stanotte ho avuto un po' di ansia, ti dico la verità, quindi... Guardali qui, sì, come mai hai avuto l'ansia? Non lo so, mi è presa così, stanotte mi è presa così, non ho dormito bene, ho visto praticamente 6 puntate di Antes su Netflix, una via l'altra. Ciao ragazzini, che meraviglia sti cuccioli. No, vabbè, siete fantastici. Io sfogo tutta la mia voglia di abbraccio, sai che tu mi conosci da tanti anni, sai che sono fisica, no? Allora, sfogo gli abbracci sui cani, sui bambini, sul marito, i cani li strippano tutto il giorno. Ma che peluscetti! Vabbè, meraviglia, meraviglia, ragazzi. Sono veramente stupendo. Adesso gli temperiamo un po' il naso. Io ho fame, ragazzi, quasi mezzogiorno, anzi, mezzogiorno passato, mezzogiorno e un quarto. Che si mangia? Allora, oggi non abbiamo ancora deciso. Sai che in questi giorni stiamo mangiando tantissimo? Tutti. Facciamo tutti i giorni, primi, secondi. Lui mi ha chiesto l'osso buco, l'altro giorno abbiamo fatto l'osso buco. Ho digerito il giorno dopo, Non ci dico. Ci credo, ragazzi. Abbiamo io dovuto oggi attingere faccio al il rosso con le patate, che sembra, cioè, però, insomma, poi lo No, comunque oggi staremo leggeri, faremo una pasta, una cosa abbastanza leggera. anche perché noi abbiamo deciso che abbiamo fatto una grande spesa e proprio non usciremo neanche a fare la spesa. Non è che stiamo a razionare le derrate alimentari, però quasi, nel senso che bisogna veramente cercare di uscire il meno possibile, perché già la cosa è fuori controllo. Bisogna veramente, cioè se ci, questo è come se fosse una guerra senza le bombe. Il virus è una grandissima bomba. Quando i miei mi raccontavano, i miei anonimi genitori, delle bombe, si nascondevano in casa, si mettevano sotto i tavoli, si mettevano nelle cantine. Qua più o meno la stessa cosa, tutto questo, questa movida che comunque continua ad esserci,
a meno che non sia strettamente necessaria, non va fatta. Questo è l'unico sacrificio che viene richiesto, non so se sei d'accordo. No, io sono d'accordissimo, ragazzi, guardate, state tutti in casa, facciamo questo millesimo appello, mi sembra quasi incredibile che dopo tantissimi giorni, tutto quello che vedete, dobbiamo ancora farvi l'appello di rimanere in casa, però ve lo facciamo. Io ogni tanto sento qua nel mio condominio le liti furibonde dei genitori con le figlie che naturalmente vogliono uscire, però giù li urla senza nessuna pietà. Non ci si muove, anzi adesso guardate bene anche le attenzioni nel fare la spesa, i guanti, eccetera, eccetera. Ci sono degli ottimi consigli. No, poi bisogna veramente tutti insieme cercare di abbassare questa curva maledetta, perché finché la curva cresce, siamo, io ve lo dico proprio in modo cinico, fottuti. Siamo fottuti. Cioè, deve decrescere, altrimenti è un casino. Quindi adesso i cinesi, se ce l'hanno fatta loro, che adesso vediamo che non ci sono più casi, sono stati ligi a casa per 6 settimane, mi sembra, e ce l'hanno fatta, dobbiamo farcela anche noi. Assolutamente, ragazzi. Allora, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi. Siete due grandi amici di GQ. Grazie Tommy, grazie Michelle. Grazie direttore. Ciao. Forza Bergamo! Ciao! Veramente, ciao, grazie. Grazie, ragazzi. Ciao, grazie. Ciao, John. Ciao. Eccoci qui, allora, grazie ancora a Michelle Hunziker, grazie a Tommaso Trussardi. Partecipate alla raccolta fondi della CESVI Onlus, promossa da Trussardi, ma comunque in generale partecipate per favore alle raccolte fondi, perché sono veramente molto molto importanti. Io sono sicuro che come me anche voi avete tanti amici che lavorano in ospedale, che magari sentite la sera, infermieri, operatori sanitari, medici, raccontano delle cose veramente veramente terribili. Noi nelle nostre case facciamo un sacrificio veramente piccolissimo a rimanerci. Se avete del tempo, non sapete come impiegarlo, un'altra buona cosa è leggervi la copia digitale di GQ, che vi potete scaricare tranquillamente dalla nostra app, il codice per averla gratuitamente, come del resto tutte le edizioni dei magazine della Condé Nast, quindi Vogue, Vanity Fair, La Cucina Italiana, Wired, AD, Traveler, eccetera, eccetera. Li potete scaricare con questo codice che è 4U, scritto 4U, e prima c'è VF per Vanity Fair, GQ per GQ, LCI per La Cucina Italiana, Vogue ovviamente per Vogue, Traveler e AD, e Wired naturalmente. Grazie, ci vediamo domani, continuate a seguire le dirette Instagram, nel pomeriggio sicuramente ci sono le stories di Vanity Fair che sono molto divertenti e interessanti. Noi ci vediamo domani alle 15 con un grande e simpaticissimo attore che è Fresi. Buona domenica a tutti, buon appetito visto che è arrivata l'ora. Ciao, grazie per essere stati con noi.